Oggi siamo a Collodi, il giardino della Villa Garzone che è lì in alto. Tra i turisti in visita, oggi abbiamo un ospite particolare, Camilla. Ciao Camilla, benvenuta. Ciao. In provincia di Pistoia. Grazie. Una blogger affermata. Senti, cosa racconti ai tuoi lettori, se possiamo chiamarli così? Guarda, solitamente diciamo le mie esperienze, nel senso per raccontargli i luoghi che visito, perché praticamente il mio blog segue me, gli racconto le mie esperienze, quindi cosa vedo, perché magari secondo me possono essere dei posti interessanti anche per loro, e ovviamente senza dimenticarmi di consigli come alberghi, ristoranti dove mi sono trovata bene, più tutte le informazioni utili per raggiungere i luoghi o per girarli, insomma tutto quello che gli può servire per visitare un posto. Ecco, una connettività totale, perché sì. Io vedo i tuoi piccoli strumenti di lavoro, la videocamera, una macchina professionale, il tablet, sì, quindi sempre connessa, sempre online. Sempre online, sempre pronta a condividere con, diciamo, con chi ha voglia di seguirmi quello che faccio, perché ovviamente il racconto comincia durante il mio viaggio. Ecco, un accento leggermente romano, però come tutti i blogger hai un seguito in realtà sparso in tutta Italia. Sì, ma anche ho cominciato a notare anche, diciamo, non dico proprio da tutto il mondo, ma insomma comunque diciamo un minimo anche al di fuori dall'Italia, soprattutto da persone che vogliono scoprire il nostro paese. Ecco, scoprire, un termine giusto. Hai scoperto Pistoia già da ieri. Esattamente, perché è assolutamente la mia prima volta in zona. Senti, io ti ho visto incuriosita ieri sera, forse colpita, non so se il termine è giusto, in Piazza del Duomo di notte a fare le foto. Sì, perché diciamo che io parto già che mi piace molto la fotografia, poi la notte non, diciamo in certi luoghi come può essere la Piazza del Duomo la notte dà un aspetto un po' particolare alle cose, almeno per come piace a me fare fotografie. Ecco, una piazza poi particolare. Il Duomo è sicuramente molto particolare, ecco, quindi ovviamente anche questo incide nella particolarità delle foto. Sì, una piazza che colpisce molto i turisti, perché sembra quasi di sentir risuonare i tamburi medievali o la musica di Sting. Sì, esatto. Poi devo dire anche il Duomo proprio in sé è comunque secondo me particolare, diciamo che non me l'aspettavo così, ecco. Benissimo, noi ti cerchiamo in rete, Camilla, se ci ricordi il tuo blog. consigliperviaggiare.blogspot.it è tutto l'indirizzo completo, o se no comunque consigli per viaggiare sui social. Sui social, perfetto, e vediamo cosa racconti di Pistoia. Ciao. Grazie. Camilla, e buon ciao viaggio. Grazie.